Allora, amore, attento a questo che è il microfono, si sente tutto. Vai. Ok. Ma sta registrando? Sì, posso iniziare? Ma perché i miei capelli non sono dentro l'inquadratura? No, poi quel coso nero si toglie. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Nero Corvino. Ciao a tutti! Come potete vedere, ho al mio fianco Mauro, il mio fidanzato. A grandissima richiesta, finalmente torna su questi schermi, visto che le ragazze erano rimaste molto entusiaste dal nostro primo video e ci hanno chiesto tante volte di... hanno chiesto veramente a me di farti apparire nuovamente perché sei un bravo intrattenitore. Anzi, siamo dei bravi intrattenitori e quindi, visto che ci volevano, ho chiesto alle ragazze su Instagram di farci delle domande generiche, quindi loro si sono sbizzarrite. Certo, quindi farò praticamente da cavia, sì. Io ti ho chiesto comunque se prima le volevi leggere, tu sì, mi hai detto sì, ok. Sì. La volevo aiutare a fare questo video. Esatto, perché comunque lui sa che ci teneva tanto. Lei comunque. Sì, ho detto mi presto, facciamo un altro video, tanto ci divertiamo. E insomma. Sei pronto a rispondere alle domande delle ragazze, certo, amore? Certo, mi farò praticamente. Ecco, non mi rivengono le parole. Com'è la? Mi lascio, vi lascio non su Uberaschen. Come si dice? Magari stupire. Possiamo chiedere nel frattempo. Mi lascio. Com'è che si dice in italiano? Perché non riesco. Mi lascio stupire? Che significa, amore? Cosa vuoi dire esattamente? Amore, si dice anche in italiano. Mi lascio sorprendere? Sì, una cosa del genere. Ma in che contesto lo stai dicendo? Vabbè, dicendo? Amore, nel contesto che poco fa mi sono bloccato. Quando tu hai detto sei pronto a prestarti alle. Mi lascio sorprendere dalle vostre. Non capisci un I nostri discorsi sono sempre così. Io adesso ti farò delle domande. In realtà sono per tutte e due, ma le ragazze hanno riservato delle domande più specifiche per te. Mm-hmm. Quindi per l'uomo della coppia. Perché vogliono sapere anche il tuo punto di vista, visto che io sono sempre costantemente in contatto con loro e sanno in realtà come la penso su certe cose. Certo. Allora risponderò alle vostre domande. Amore mio, come sei diplomatico. Posso iniziare con la prima domanda? Certo, procedi. Vado. L'iniezione letale. La prima domanda è: che cosa pensa Mauro della tua meravigliosa chioma? Penso che lo abbia già specificato in un video passato. Sinceramente non è la prima cosa che mi ha colpito, però cioè, insomma, mi piace tantissimo quando hai capelli sciolti specialmente. Però non è, diciamo, la prima cosa che guardo in una donna, per esempio, i capelli. Non, cioè, nel suo caso non è una cosa a cui ho fatto tantissimo caso, devo dire la verità. Ti cambia il fatto che siano diventati così tanto lunghi? Ma no, ma io è una cosa di cui veramente non ci faccio nemmeno caso. Tranne detto. Quando li trovi per casa che sono lunghi un chilometro. Sì, quello sì. E tutti i feticisti del canale diranno che coglione. Questa la bipperemo, perché altrimenti YouTube mi leva la partnership. Ci sono tantissimi feticisti che avendo proprio l'ossessione, perché non si parla d'amore, di passione e quant'altro, darebbero veramente qualsiasi cosa per avere una fidanzata, quindi sempre, diciamo così, disponibile, fisicamente vicino per poterle accarezzare i capelli. Certo. Lavarglieli, me lo posso immaginare, insomma. Anche solo pettinarli, tipo. Tu ogni tanto lo fai quando te lo chiedo, però. Certo. Se io ti dicessi, domani li taglio, ti dispiacerebbe oppure? Questa è una domanda che faccio io in esclusiva bonus. Ti dispiacerebbe? Li taglio, ma li taglio in che senso? Li accorcio o li faccio tipo a... Non te lo direi mai, nel senso, se ti dico li accorcio, sei tu che li accorci. Sì, no, per capirlo. Se ti dicessi, li taglio altezza spalle. No, forse un po' ma non lo so, è anche una tua peculiarità, nel senso, mi piace che tu li curi e tutto, quindi... Allora, facciamo la seconda. Di che segno zodiacale siete? Io sono del leone. Io sono del capricorno. Però non sappiamo il tuo ascendente. Perché io in realtà conosco il mio ascendente e la mia luna. Io sono capricorno, ascendente capricorno, luna in acquario. Entriamo in un mondo fantastico. Però sai, io ci credo tanto all'oroscopo, perché tutte le volte che lo leggo, il 90% delle volte ci azzecca. E anche il tuo, io lo leggo il tuo. Per fortuna qualcuno legge qualcosa di me. No, comunque la cosa che voglio dire riguardo ai nostri segni zodiacali è che secondo me a livello di segni, se ci vogliamo attenere alle caratteristiche proprio dello zodiaco, secondo me non siamo tanto compatibili.
visibili. Boh, non ne ho idea, sinceramente. No. Perché? Non ho mai approfondito. Tu sei un segno molto caloroso, affettivamente parlando, fisicamente. Cioè, emotivamente no. Cioè, lui ha un'emotività... Non so se poi te lo posso dire, però tu sei molto controllato da un punto di vista emotivo. Però poi nelle fusioni fisiche sei una persona che sei ben disposta. Certo, sì, poi dipende abbracci, che contesto. Baci. Però negli amici, anche con me, tu sei molto fisico, certo, negli abbracci, sì, nei baci e tutto. Io invece faccio un po' fatica, però emotivamente, cioè internamente, sono molto profonda. Cioè vivo le cose, io sono coinvolta... È sconvolta dalle emozioni, tu sì, invece sei più pacato. Io sono più, diciamo, non sono molto emozionale, nel senso che non so come spiegarlo. Che sei una lastra di marmo emotiva. Sì, sì, me lo dice sempre. È vero, però è soltanto una sua manifestazione, è un modo di manifestare le emozioni, non è poi in realtà sintomo vero di quello che prova. Allora, la prossima domanda che ci fanno è: come procede la convivenza? E tu guardi me. No, molto bene. Niente da dire. Ma come... lo sai che le braccia messe così sono segno di chiusura alla conversazione, vero? No. Come procede la convivenza? No, per bene, te? Bene, molto bene. Io sono felicissimo. Sta andando proprio liscissima la cosa, nel senso che... Ma già si vedeva quando l'uno veniva a trovare l'altro, quando lei è stata bloccata nella pandemia, proprio nel bordello. Dentro! Tutti infetti e lei in mezzo, no. Quando è rimasta bloccata qui, che non poteva più tornare per causa di forza maggiore, dato che i voli non partivano. Perché avevano bloccato i trasporti Svizzera-Italia. Siamo stati tipo 3 mesi a casa, ma è stato tranquillissimo. Io andavo al lavoro, lei stava qui, studiava, faceva le sue cose. Ogni tanto, vabbè, ci pizzichiamo per qualche cosa, ma è normale avere quelle divergenze, no, di opinioni. Ma per il resto... va benissimo. Sì, no, devo dargli conferma. Secondo me procede abbastanza bene. Sì, sì. Abbiamo dei diverbi, penso come tutte le coppie che convivono, normali, delle cose quotidiane. Prossima domanda. 3 cose che amate e 3 che odiate dell'altro. Io non ho stilato una classifica, ragazze. Di lei amo che... insomma, lo scherzo, che comunque è una cosa molto affine, come se ci conoscessimo da una vita, insomma. Il fatto che sa fare tanto... È una cosa bellissima da dire questa. È vero, amore, è la verità. Mia, non me lo dici mai. Poi la cosa... la chiusura, le emozioni. Un'altra cosa... E che sa fare, avevi detto? Che mi piace e che sa fare, stavo io con l'attenzione, che sa fare tante cose... che mi stupisce ogni giorno, cucinare è una di quelle. Io sono sempre stato autonomo nel cucinare. Io non ho mai mangiato, tipo. Dato che cucino un sacco di volte al giorno per la palestra e tutto, e da quel punto di vista mi sta aiutando un sacco. Quando io magari sono al lavoro oppure torno dalla palestra, lei si mette a cucinare un po' prima, quindi mi aiuta un sacco da quel punto di vista. E un'altra cosa che amo, sono naturalmente più le cose che amo rispetto a quello che odio, magari, quindi... degli aspetti particolari, non lo so, che apprezzi particolarmente di me, oltre a me ovviamente. Anche si tuffa mente e corpo nelle cose, anche nello studio adesso, cioè sarà anche così, ne sono sicuro, nel lavoro, però adesso nello studio sta dando proprio il massimo, nel senso, quindi sono non fiero, nel senso non cioè, mi posso lamentare. Percepisci un fattore di... pensi sì, che sia una persona nel determinata? Nel senso che porti le cose a termine. Sei l'unica persona che pensa una cosa del genere. Io di me non penso questo. Alcune cose è normale che tutti noi non le facciamo al 100%, nel senso, anche io inizio una cosa, poi magari non la porto a termine, anche se me lo prefisso, ma è una cosa normale. Poi sta a noi nel tempo conoscerci e dire... Amore, hai toccato il microfono nuovamente. Aspetta. Non l'ho toccato. Ognuno di noi nel tempo si conosce e dice: ok, probabilmente non dovrei dire di sì, dato che mi conosco e so che non porterei quel determinato lavoro a termine. Però quindi magari preventivamente a volte ti scommetti. Sì, vabbè, ma io non lo faccio. Se io mi conosco benissimo, almeno io so che una cosa non riuscirei a farla, un collega mi dice la fai, non gli dico sì solo perché per fargli un piacere e poi non lo faccio, e quindi è una cosa che ricadrebbe sulle mie spalle, quindi non... Che ti appesantirebbe. Sì, che... Sì. E invece delle cose, delle altrettante cose che non ti piacciono di me? Le cose che non mi piacciono... È un'accumulatrice seriale. Non è vero. Cioè, tutto.
tutto. Amore, lo prendiamo questo? Cioè, io vivo in un appartamento piccolo da single praticamente. Noi viviamo in un appartamento. Ho sempre vissuto in questo appartamento. Lei è venuta e praticamente c'era minimalissimo. Adesso è proprio una discarica. Cioè... non c'è una parete bianca, vuota, non esiste più, è stato tutto occupato. Sì, dalle mie cose, amore, però anche tu hai altrettante cose, dai. Le mie cose sono tante, ma sono ordinate. I libri stanno nella libreria. Perché io lavoro, le mie cose, i miei hobby. Tu hai tante cose messe un po' alla rimpusa. Quindi è normale, ecco, che io prendo le mie cose quando devo lavorare, quando ho un nuovo progetto, e quindi ho un po' di casino. Non riesco a stare tanti giorni con quelle cose lì messe di lato, cioè con gli attrezzi da lavoro, ogni tanto riesco e quindi c'è la casa piena di roba. Insomma, un casino allucinante, ragazzi. Amore, voglio passare per una che accumula qualsiasi cosa che raccatta per strada. Sì. Allora, a me piace avere le cose, se ti servono ce l'hai. Cioè, tipo una volta all'anno, se ti serve una cosa, ce l'hai. Io la devo avere. Che magari non la trovi, allora, e la ricompri. Se io ho un bisogno, io dico, se ho bisogno di questa cosa un domani, perché mi è successo di buttare roba, anche stupidaggini, che poi però mi è servita a distanza di tempo. Io ho detto, ma quella volta che ho buttato questa cosa che oggi mi serve, guarda quanto sono stupida e me ne pento. Quindi io vorrei avere una stanza, non mi basterebbe. Una stalla per mettere tutta la roba, non si sa mai se serve. Perché io odio dover... Io non sopporto l'idea di rimanere sprovvista di qualcosa che può servirmi. Quindi accumulo nell'eventualità che ho un bisogno. Infatti abbiamo un sacco di farmaci a casa. E io ho fatto l'inventario. Ipocondriaca. Io ho fatto l'inventario, così so esattamente cosa manca e cosa non manca. Un'altra cosa che non ti piace, io non ho detto, non ho parlato ancora riguardo a questa domanda, sono accumulatrice. Un'altra cosa che non mi piace, ci sarà qualcos'altro? Non lo so, non mi viene in mente niente. Allora, amore, tre cose che amo di te: il fatto che qualsiasi cosa serva, lui riesce a farla. Cioè, non è una persona, ad esempio, che dice, oh mio Dio, non la so fare, chiama qualcun altro. Piuttosto, se dice, guarda, io non sono capace di fare questa cosa, la cerco su internet o chiedo a qualcuno come farla. Però comunque è uno che non si abbatte. Mi piace il fatto che lui non si arrende. Grazie, tutorial su YouTube, grazie. È una cosa che stimo, perché io sono molto arrendevole. Questa è una cosa che tu mi dici sempre. Sì, sì. Cioè, da alcuni punti di vista lei, cioè, porta le cose a termine, ma per alcuni ha bisogno di essere motivata, insomma, perché sennò si butta giù, dice non riesco a farlo. Cioè, io ho bisogno di un fandom, di cheerleader che stanno lì a fare il tifo per me, altrimenti io da sola non riesco a sostenere il mio morale su... in modo da fare le cose, mentre lui riesce, cioè lui tranquillamente si mette lì, è una cosa, anche se non sa come si fa. Ma perché è una cosa di pazienza, io sono molto paziente. Lui è molto paziente, quindi... anche un'altra cosa che mi piace, tipo... un'altra cosa che mi piace è che riesce a tenermi con i piedi per terra, perché sono una persona un po' paranoica. Paranoica no, a volte però... hai delle idee un po' troppo, diciamo, particolari, nel senso io vorrei fare quello, ti dico, ma ok, però... ti faccio un po' un attimino razionalizzare le cose, rifletterci su quella cosa lì. E penso che sia una qualità, sinceramente, il fatto di questi aspetti che ho detto di te, che mi piace, guardo là allo specchio, che mi piace, sì. Però tipo non guardo in camera. No, quindi... tu devi guardare in camera. Lo so, grazie. Io tutto il tempo a guardarmi là. Penseranno che sei strabico. Sì. No, una cosa che non mi piace di te è che a volte sei troppo razionale. Cioè, a volte semplifichi le cose anche quando sono complicate. Forse perché tu hai una povertà emotiva tale da non soffrire, no, l'ansia, da non soffrire tutta una serie di crismi, sì, emotivi. È il mio problem solving, senso che io tipo macchina, no? Bravo. Da quello tipo è molto tutto molto meccanica. Tu sei molto esecutore. Sì. Cioè lui non vive tutte quelle paturnie emotive che magari la maggior parte delle persone, quando fanno anche delle attività semplici, vivono. Quindi lui è completamente sprovvisto del carico emotivo che magari un cambiamento nella vita può portare. Cioè, tipo io mi faccio delle pippe mentali praticamente su cazzate, tipo che cosa devo scegliere,
per fare quella cosa lì, per fare quell'upgrade sulla macchina, sul PC. C'è tante pippe mentali, però a livello tipo di chi siamo, dove andiamo e a livello di società, come comportarsi con la gente, cioè quello non è un problema, è una cosa naturale che riesco a fare in maniera molto meccanica. Dal mio punto di vista non mi interessa tanto del giudizio degli altri, quindi faccio quella cosa in maniera meccanica. Se a quella persona sta bene, ok, se no no, se non va bene è un problema per lei. Però anche nelle cose della vita, ad esempio, ci sono preoccupata per il lavoro, per la lingua, per dire, faccio un esempio reale per me, e quindi io mi comincio una serie di pensieri, certo, accumulativi, vabbè, che poi portano all'ansia. Tu questa cosa non ma c'è. È normale, perché quello lì è un vabbè, ma tutti ce l'abbiamo avuto una volta usciti all'università. Io ce l'ho avuto anche, l'attacco di panico, e ora che faccio? Davvero, amore? Certo. Quindi hai un cuore. Certo, quella è una cosa normale. Poi quello è solo uno stadio a tutti i ragazzi che comunque fanno l'università. E infatti ieri stai vedendo un video di quella youtuber lì che diceva appunto questa cosa lì, degli attacchi di panico. Iris Babilonia, sì, è vero. Sì. No, lo dico perché è una youtuber che apprezzo tanto. Stavo ascoltando. E anche lui piace, quindi ciao Iris, io se non, ci stai vedendo. Non ti seguo, Iris. Stavo ascoltando il suo video, però a me piace vera. Particolarmente, ve la consiglio. Non la conosco personalmente, ma lei è pure siciliana, tra l'altro, questa ragazza. L'apprezzo particolarmente, anzi ve la consiglio. È una cosa normale comunque, ragazzi, voi che sì. Fate l'università, di avere quel problema lì degli attacchi di panico. Siete tra lo stadio tra la prelaurea e il fatto che vi dovete immettere nel mondo del lavoro, e avete quel problema lì che non sapete, tra data la alta disoccupazione che c'è in Italia, se poteste trovare un lavoro. Potrete. Infatti. L'Accademia della Crusca è morta nel frattempo. Quindi è una cosa normale avere quella reazione lì comunque. Beh, l'abbiamo il sistema italiano tutti. Comunque è abbastanza incerto. Cioè non abbiamo futuro fondamentalmente noi giovani, è vero, amore? Vabbè, dipende. Non ne abbiamo, io dai. Non, cioè da quel punto di vista, cioè non cambierei mai la scelta che ho io fatto. Io parlo di un panorama italiano, però attenzione. E poi come siamo andati a finire da questa cosa qui, da quella domanda lì? Cioè, mi piace il fatto che riusciamo a parlare di molte cose in 3 secondi e non capire comunque niente. Un cazzo, no? Diciamo, continuiamo su questa cosa, su questo andazzo di futuro, o vogliamo comunque continuare con quello che stavamo dicendo? No, vabbè, non cambia niente. Una cosa che non mi piace di te. Che sei troppo ti infuochi facilmente per le cose. Mi infuoco. Sì, ti arrabbi tipo? Subito. Cioè non sai mantenere la calma nelle situazioni, ma da solo, cioè non con gli altri. Secondo me tu sai che ci sono dei contesti familiari, affettivi, in cui tu ti puoi sfogare, e quindi magari se ti capita qualcosa che ti fa girare, cioè sei più naturale nelle tue esternazioni. Però sei molto bravo a trattenerti quando sei in pubblico, cioè comunque hai un'intelligenza emotiva, vedo. Certo. Sclero, quando sono a casa sclero. Esatto, ragazzi. Cioè lui non ha la pazienza di dire: oh mio Dio, mi è caduta una penna, la prendo tranquillamente. No, io odio odio la fisica e tutte le leggi che ne concercono. Che le concercono? È un verbo, concercere. Concernere. Concerchiere. Come cazzo si dice? Che riguardano. Concierge. Che la riguardano. Ecco, mettiamola così. Tutte le cose che cadono. Io odio le cose che mi cadono, le cose che non stanno dritte, che si spostano, cioè io proprio sclero, divento pazzo per queste robe qua. Vabbè. Poi per il resto niente, nel senso che è difficile che qualcosa mi possa scalfire. Vabbè, scalfisce però gli altri che ti stanno tipo a me scalfisce la cosa. Sì? Sì, a me tanto, amore, io sono una persona mite. E io che bestemmio e grido. Perché io sono una persona molto assorbente, te l'ho detto tante volte. Io assorbo l'energia degli altri, la sua è molto, tanta energia, e quindi io l'assorbo e mi infoio anch'io. Cioè io vivo ad un livello 1 di mitezza, quando sto accanto a lui lì sono a un livello 4 di amore, capito, perché di fuoco. Le do la forza per andare avanti e poi comunque questa domanda è durata tipo 3/4 di video. Allora sì. Andiamo avanti. Nel vostro futuro vedete dei figli? Sì, perché sì. No, non lo escludiamo. Certo, non siamo più di primo pelo, però siamo italiani, nel senso che forse il tuo primo pelo perché è bianco, che noi diciamo che sì, diciamo che tutti in Europa siamo più predisposti a fare figli un
un attimino in tarda età rispetto al passato. Qui molti stranieri si sposano tipo a 19, 20 anni, 18. Sì. Ho miei colleghi molti albanesi, turchi, oppure non lo so, che intraprendono quella strada lì, che poi è una cosa individuale, nel senso non è che sono contro, non mi permetto di dire niente, e che mi dicono sempre ma quando li fai i bambini, perché per loro è normale giustamente averli a quell'età e io sono un vecchio per loro. Sì, ma poi dipende, amore, io penso che sia meglio. Prima la donna non faceva nient'altro che pensare alla famiglia e stare a casa, oggi la donna si laurea, cerca lavoro, lavora e poi dopo pensa a mettere al mondo dei figli, quando sa anche che li può mantenere. Sì, perché noi abbiamo tendenzialmente poi c'è chi è incosciente, noi abbiamo un attimino quella mentalità lì che diciamo sì, deve funzionare tutto, nel senso che uno prima deve essere stabile economicamente, un attimino avviato con la carriera, e poi si pensa nei figli. Qui prima si pensa nei figli e poi si pensa a tutto il resto, perché dicono ok, poi un attimo, cioè ho un attimo di respiro una volta che sono più grande. Loro mi dicono sempre così, noi li facciamo presto perché così poi quando siamo, che ne so, a 35-40 anni siamo tranquilli. Da un certo punto di vista è un ragionamento che va bene, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista è una cosa un attimino... Boh, non lo so, io vorrei insegnare qualcosa di più, perché tu, essendo più maturo e facendo un bambino più, non dico in tarda età, non lo so, 35, 40, vabbè sì, diciamo che rispetto ai canoni... Beh, 40 è un po' tanto. Sì, quello sì. Vabbè, per l'uomo no. Per la donna... Per la donna sì, magari, sì. Ma secondo me una donna che ha magari figli già 28, 30, 34 anni, secondo me... può andare bene come sì, età. Sì, sì. Cioè è un periodo di anni, vabbè, siamo lì, in cui anche la donna matura, secondo me, per le donne che vogliono figli. Poi ci sono donne che non le vogliono. Se tu tra 8 anni avresti 34 o no? Ho pensato 80. Io 40, 41. Però è tanto. Lo so. Vabbè, cioè, te la sto buttando lì, nel senso, ti sto facendo un calcolo. Però insegni, comunque nel nostro... tramandi qualcosa sì. di più. Perché a 20 anni io, il me ventenne, sì. non poteva insegnare a un bambino quello che avrei potuto insegnare adesso. Cioè io mi metto nei panni di un bambino che deve avere un genitore, qualcuno che insegna qualcosa. Cioè io a 20 anni ero un ragazzino, non, cioè, cervello zero totale. Ok, quindi nel nostro futuro ci sono dei figli, giusto? Non sì. si sa quando. Magari non troppo tardi, cioè quando saremo molto... molto avanti. Sì, però è una cosa che sì. insomma sì, sì, abbiamo preventivato. Un danno collaterale. Uno? Oddio. Tre? Quanti figli? Vedremo. Due. Ci sarà comunque un terzo, come tu sei no. stato il terzo. Quello che non sarà voluto, ma arriverà. No. Allora, la prossima domanda è: cosa ti ha sorpreso della convivenza? O cosa vi ha sorpreso della convivenza? Qualcosa che non ti aspettavi che andasse bene, che innanzitutto? Cosa? No, che lei è brava, che sa fare tantissime cose, ragazzi, che sa cucinare bene. Mi piace un sacco questa cosa che lei sa cucinare bene. Io continuo a guardare il... Amore... Cioè mi guarderei nel video, praticamente verrò così. Anch'io faccio lo stesso errore. Tipo uno che... Perché io sono... Com'è che si dice? Come sei... Come si dice? Quello che si guarda sempre allo specchio. Vanitoso. No. Narcisista. Bravo. Ma il narcisista è un disturbo patologico di personalità, io amore. Sono, io mi guardo così. Non penso che tu sia diagnosticato narcisista. No, perché non mi ha nessuno mai visitato. Perché pensi di non avere un problema? Che quello che pensano i narcisisti. Oh mio Dio, ti ho appena diagnosticato. Vabbè, il narcisista comunque è un po' diverso, amore. Il narcisista mette in atto dei comportamenti che fanno anche stare male gli altri. Oddio, tu lo fai? Oh sì, io continuo a guardarmi sempre lì. No, ragazze, vi chiedo perdono se non guardiamo dritto nell'obiettivo, ma avendo lo schermino laterale controlliamo di essere a fuoco e controlliamo anche il minutaggio, visto che il mio la mia macchina fotografica ha il minutaggio. Ogni 10 minuti praticamente scade la sessione, quindi dobbiamo riavviarla. Ma questo non sta bene. Scusate ragazzi, è carenza di ossigeno. Allora, nel cervello, cosa ti ha sorpreso della convivenza? Una cosa che ti ha sorpreso, che proprio non ti aspettavi, era che sapevo cucinare. Sì, che sai, sì. Vabbè, io non l'ho mai voluta come cosa, nel senso che io so sempre, cioè ho sempre saputo cucinare e mi sono sempre, esatto. ho sempre cucinato da solo. Cioè una cosa che io faccio e che lui apprezza. Sì, appunto. Perché ma io sa lo farei... cucinare bene, diciamo che si presta anche al tipo di cucina che io richiedo, che non esatto. è una roba complicatissima. No, però è una
cucina magari sana, senza sì. sale, senza dei condimenti particolarmente speziati e quant'altro, io riesco ad adattarmi a questo tipo di cucina, mi piace, quindi propongo sì. delle ricette sane. E si sta trovando anche molto meglio. E mi sto trovando anche molto meglio, sì, questo sì, però a me piace cucinare. Mi piace cucinare quando cucino per qualcun altro. Se vivessi ancora da sola... Sì, è vero, c'era un periodo che stavi sola che mangiavi tipo street food, roba del genere. Ma mangiavo anche molta insalata, perché comunque se devo cucinare per me stessa non... Una cosa che mi ha sorpreso è che riusciamo a non litigare, a non restare litigati. Vabbè, quello sono ma quello è lui. Io non mi aspettavo invece che lui fosse come me. Io inizio invece una conversazione, magari che è una cosa di lei mi dà fastidio, io lo spiego, lei si incazza, non è che mi dice scusa, provvederò a... E poi vabbè, io dopo 5 minuti vado da lei, le do un bacetto, non... Sì, subito. Perché lei è tutta incazzata, no, adesso tu di qua, di là, poi tipo... Ma perché io voglio che tu rispetti la mia razza. Rabbia. Rabbia. Che io accumulo. Però ti amo tanto, Mimmi. Davvero. Tantissimo. Allora, una prossima domanda. Cosa cambieresti dell'altro? Il mio è disordinato. Disordinato! Cosa cambierei? Il fatto che si incazza per ogni stupidaggine. Che ho troppo grasso nella zona addominale. Ecco, ma dell'altro, amore, io non lo cambierei in te, quindi... Perché no? Cosa cambieresti di te stesso? Che domanda è? Mi faresti un piacere. Narcisisti Edition. Cos'è che hai detto? Cos'è che cambieresti? Non ho capito niente. Stavo pensando. Il fatto che mi incazzo come una bestia per le cazzate. Sì, amore, che non hai assolutamente il controllo della rabbia. Ma per le cazzate, sì, cioè, per cose sue, per cioè se gli cade una matita, se non riesci a avvitare una... Ad esempio, tu ti incazzi tantissimo quando devi avvitare le viti del computer e non ti funziona la calamita del cacciavite. No, vabbè... No, allora, quelle va bene. Cioè, amore, è sconvolgente. Quello è stato un caso. Quello è stato un caso, no. Ah, non trovare le cose. Sì. Non trovare le cose mi fa incazzare. Però è sempre colpa mia, ovviamente. No, no. Tipo il panno bianco di ieri. Ma dove cazzo? Ho controllato ovunque. Ce l'avevi davanti. Ma perché gli uomini hanno la vista... Certo, perché centrale. La devo avere in raggi allora rossi. Voi per trovare le cose dovete averle davanti e enormi. Non sapete cercare. Ma se c'è un casino. Mentre noi abbiamo la visione periferica. Di lei cosa cambierei? Non lo so. Niente, perché sono perfetta così. Sì, tu sei la luce. No, non sono Andrea io. Ciao Andrea se stai guardando questo video. Ciao Andrea. La nostra luce. Il nostro elfo. Il nostro elfo libero. Malefico. Però. Perché non è più domestico. Abbiamo donato a lui un calzino. Cosa cambierei di te? Non lo so. Il fatto che a volte ti arrendi magari, che ti butti giù. Vabbè, quello è il fatto che sono anche donna comunque. Sì, certo. Ah, è un miscuglio di emozioni che sì. si scontrano. Gli ormoni sono quelli. Vabbè, però per il resto mi terresti, giusto? Certo, certo. Allora, avete mai avuto un momento di crisi e come l'avete superata? È brutta, è stata pesante. È stata pesante. Abbiamo avuto una crisi, sì. Sì, abbiamo avuto una crisi, sì. Come l'abbiamo superata? Ci siamo visti, ne abbiamo parlato in maniera molto coerente. Non sapevamo, insomma, il da farsi e poi abbiamo concordato che avremmo dovuto poi stare insieme e piano piano ricostruire mattone dopo mattone quello che si stava sfaldando. E sì. Abbiamo, diciamo, creato un muro ancora più forte di prima. Non ci ridiamo su perché non è stato un momento bello, no, però diciamo che non è, non stato un periodo buio. Sì. Ne abbiamo parlato per superarlo. Ecco, la cosa che possiamo magari consigliarti, e non so, questa ragazza che mi ha fatto questa domanda penso che magari ha avuto una situazione analoga, o magari le ragazze, che le coppie che hanno magari vivono un momento difficile, è quello di comunicare, secondo me, quello di parlare, cioè sì. non tenersi le cose dentro troppo a lungo. E cercare un punto di incontro e volerne parlare delle cose, perché secondo me molte coppie si sfasciano perché non comunicano abbastanza. Poi se magari uno parla e l'altro non ascolta e là è diverso, però almeno bisogna sforzarsi di comunicare e ascoltarsi. Però se non funziona, non funziona, nel senso, da noi, certo, noi avevamo una base sì. forte e abbiamo avuto un momento proprio di crollo. Che però sì. poi tramite il parlare, diciamo che ci siamo comunque ripresi, ci deve essere molto, ci sì. deve essere una base. Se due persone si amano e vogliono stare insieme, si vive un momento difficile, diciamo c'è una buona base che
può fare da supporto alla, a ricostruire una coppia. Se però magari anche da una parte sola quella base di amore, supporto, amicizia anche non c'è, è difficile anche con una buona comunicazione. Una buona coppia, secondo me, è fatta di amore, rispetto e comunicazione. Secondo me, se non c'è questo, tu sì, condividi. Certo. No, no, è così. Poi è chiaro, se una coppia non va assolutamente d'accordo, c'è soltanto quel rapporto carnale, è normale che la cosa non può andare avanti per una relazione a lungo termine. Ma noi abbiamo un passato di 8 anni, ci volevamo tanto bene, ci siamo sempre amati tanto e non vedevamo l'ora di vederci. Esatto, sì. Ne abbiamo parlato anche nello scorso video. Sì, poi stavamo insieme ed era bellissimo, quindi non vedevamo l'ora di convivere. E convivendo ci siamo anche fortificati. Prima, per esempio, non parlavamo tantissimo. E facevamo più le smancerie, quelle cose lì, insomma. Non parlavamo di tantissime cose, di futuro. Adesso è una cosa che giustamente viene da sé. Prossima domanda per lui. Ti piacerebbe no. Marta bionda? Ma neanche me l'ha fatto leggere. No? No. Rossa? Sì, vabbè, rossa no, con dei riflessi rossi. Però bionda no. Ma li hai avuti con i riflessi? Eri bella con i riflessi rossi, ora non mi piace più. Amore mio. Forse era una colorazione DNA che tendeva sul rosso, forse. Sì, la prima volta che l'ho fatto era proprio rosso. Tipo legno, mogano. Sì, mogano. Bellissimo era quello lì, sì. Però la mia anima è nera, amore, quindi... Sì, vabbè, ma stai bene anche con i riflessi blu. Però quello lì era... mi piaceva tanto. Prossima domanda. Dovete fare dei lavori / sistemazioni a casa? Cosa manca? No, dobbiamo cambiare casa, raga. Bisogna cambiare casa, sì. Prima o poi succederà. Prima o poi cambieremo casa. Diciamo che per adesso è così. No, non so dirvi se quando mi laureo, quando trovo... non lo so. Comunque dovremmo cambiarla. Sì, sì, una cosa... Quindi non facciamo dei lavori di sistemazione di questa casa. O comunque non... No, non anche diciamo, perché la casa non è nostra. No, cioè... dico, ma anche il proprietario. Non è che diciamo sistemami questo o cambiami quest'altro. No, vabbè, ogni tanto se si rompe qualcosa... Se si rompe sì, ma... però magari delle migliorie... No, non ci interessa, perché comunque il nostro obiettivo è poi comunque di lasciare questa casa, quindi sistemazioni, lavori no. Stiamo bene, è piccola, è un po' piccolina per quello. Sì, vabbè, è un che po' piccola, c'è un po' di casino ogni tanto, ma si riempie subito, però priorità ai lavori no. E che secondo me abbiamo pochi mobili. Sì, quello sì. Quindi abbiamo... E si è riempita, prima non c'era niente. Sì, prima ragazzi. Non c'era niente. Quando vivevo io da sola, minimale. Dopo zero. Ora che è venuta lei, abbiamo comprato qualche mobile all'IKEA, abbiamo piazzato un po' lì. Però ci sono è una paravenza mobili. Di casa, però va bene, normale. Una paravenza? Sì. Cos'è una paranza enza? Una paravenza, ma è pardenza? Sentito? Forse hai ragione. Che bello. Non so parlare la mia lingua madre. Vabbè dai, però sai parlare un buon tedesco. Molto buono. Quindi non manca niente. L'unica cosa è che io vorrei cambiare il letto. Devo dire, lo devo spaccare, ragazzo. Quel letto sarà legna da ardere per la nostra stufa che non abbiamo. Per quanto è costato, forse risparmiamo. Sì, diciamo che costa di più il pallet. Sì. Allora, la penultima domanda è: com'è la vostra vita in Svizzera? Cosa fate nel quotidiano? Ti adoro, Marta. Ciao. Cosa facciamo nel cosa quotidiano? Facciamo? Io lavoro sempre vita? Tipo 37 ore su 24. No, io lavoro tanto. Lei studia, si fa le sue cose a casa. Quando sono libero o andiamo insieme a fare una passeggiatina nei boschi. Esatto. Sembra tipo un lupo cattivo, una cosa del genere. No, qua comunque c'è molto, molto verde, quindi per gli amanti delle passeggiate, gli amanti della natura, insomma, laghetti, qui veramente boschi, c'è da sbizzarrirsi. Sì. Però non è come in Italia che ci sono i portici, tipo a Modena che uscivamo. Beh, comunque amore, è anche vero che questa cittadina è molto più sono piccola. Sono tutte così. No, non è vero, se ti sposti a Zurigo, Basilea, Lugano, Lucerna. Ma non è che così. Ci sono le piazze tipo in Italia. Che... O no. Le... L'hai mai vista Lucerna? Certo, amore, ci sono andato pure da bambino con i miei, certo. Vero? Certo. E come mi ci porti? Ci sono i laghi, lì è bello. Forse l'unico, uno dei pochi paesi belli così è... Perché poi sono tutti paesi, città, non c'è tanto all'interno. Poi la Svizzera appunto sono paesaggi naturali, sì. Roba bellissima, città storiche, forse le abbiamo nel cantone francese. Ginevra, sì, ma anche bellissima. Berna è bella, ci sono stata a Berna, molto molto bella, sì. Molto, che è simile
ad Arau. Sì? Sì, come aspetto di case, di vie, molto molto simile a Berna, ho visto dalle foto. No, la Svizzera è bellissima, è molto bella. Mi piace un sacco qui. Però è diversa dall'Italia, c'è una bellezza diversa. E poi un'altra cosa che facciamo, fondamentalmente, è passare molto tempo a casa, perché quando Mauro torna da lavoro, fondamentalmente noi passiamo la serata insieme a casa, cioè noi ad esempio non siamo tipi che usciamo, anche perché qua fa molto freddo, infatti, cioè non è come in Italia che c'è fondamentalmente un clima freddo che è mite, tipo 10 gradi sì. Il minimo, magari, vabbè, in Italia sì, al nord c'è freddo, però è diverso. Vabbè, al nord anche hanno la tendenza magari pure a vedersi nei centri commerciali, esatto, sì. È una cosa un po' diversa rispetto al sud, dove c'è ci la sono piazza dei di punti paese. Di aggregazione diversi tra nord sì. E sud, e qui ancora sì. Peggio secondo qui me. Ci si organizza a casa o nei sì. Locali, ma non si esce fuori, cioè non trovi gente per strada con la birra in mano. Ci sono dei localini sparsi un po' in giro, che anche sono molto discreti, hanno degli ingressi, cioè tu non dici, cioè non è che dici oh guarda che locale enorme con un sacco di gente fuori, cioè non esiste, sì, cioè il localino minimali, tu magari. Entri, ti vai a prendere una birra con i tuoi amici e basta, questo diciamo sì, sono sì. I punti di ritrovo. Così ogni tanto noi usciamo, ogni tanto ci mandiamo una pizza, una cosa, ma sì, sì, comunque ma... preferiamo stare a casa. Sì, perché siamo comodi, siamo a casa nostra. Ma perché abbiamo le nostre cose, i nostri sì. Hobby. Poi amici, non è che qua ce ne abbiamo tantissimi, quindi giustamente non c'è quell'aggregazione esatto. Che ci sarebbe in Italia. Noi siamo molto cinefili. Sì, sì. Noi divoriamo serie. Più che film, serie, sì. Serie, molte serie. E diciamo che tendenzialmente ci sono delle serie che piacciono ad entrambi. Mm-hmm. Però io sono più nerd da questo punto di vista con i film, ad esempio. Con i film non ci troviamo d'accordo. Sì, lei ha più un panorama più io vasto. Sono più I Signori degli Anelli, Harry Potter, molto sul fantasy. Molto sì, fantascienza. No, fantasy sì, scusate. Molto sul fantasy, più che altro io su Signore degli Anelli. E io infatti soffro la fantascienza, cioè a me mi sembra un'aberrazione assurda la fantascienza. Non riesco proprio a tipo Tremors, Predator. Questa è fantascienza, giusto? O sto dicendo una cafonata? Sì, diciamo di sì, Terminator. Non è fantasy sicuro. Vabbè, Tremors non è, che c'entra Tremors, non è fantascienza. Non c'è un mostro. Sì. E quindi è reale? Non credo. È un documentario. C'è altro che ti piace? Certo, amore. Che a me non piace? Certo, ma quasi tutti i cult che a me piacciono a te non piacciono. Tipo Jurassic Park. Vero, non mi piacciono. Tipo i film di Tarantino. No, dai, non è vero. Ma non li abbiamo mai visti insieme, per esempio. Ma nessuno. A te non piace Tim Burton? Io adoro Tim Burton. Sì, ma vedi, quella è già una nicchia, capito? Non sono dei film molto, diciamo, commerciali. Questo sì, però guardiamo anche molto commerciale. Tipo quelli degli Avengers li vediamo tutti. Sì, vabbè. Quelli sono belli. Sì, fino alla fase 3. Camminiamo ogni tanto casa a casa cantando questa canzone. Poi ci prendiamo, facciamo gli agguati. Quindi sì, la nostra vita è abbastanza semplice in realtà. Quando vivevo a Modena magari uscivo con le ragazze, uscivo più spesso, certo, passavo poco diverso. Tempo a casa. Diciamo che la nostra vita è tutto, molto tranquilla. È tutto rapportato allo stile di vita che c'è nel paese dove stiamo. Esatto, sì. Non è che... Però non soffriamo. Cioè, o almeno no. Io un po' soffro la cosa di... Ma io no, a me è sempre piaciuto stare a casa. Ma più che altro se... a me mancano le ragazze, non sì, mi ma se ci fossero amici usciremmo magari di più, ci vedremmo sì, questo magari sì. Di più. Solo che uno si adatta a quello che c'è. Sì, questo è vero. Non siamo i tipici italiani medi che soffrono la mancanza del caffè al bar, che soffrono la mancanza della birra con gli amici la sera o l'aperitivo per forza. Cioè non soffriamo queste dinamiche. Anche perché non queste ce dinamiche. La farebbero a lavorare all'estero. Ecco, queste non sono cose che soffriamo. A me manca vedere le mie amiche, chiaramente, i miei amici, questo sì, ma non mi manca l'uscita, mi manca vedere le ragazze, sì. Semplicemente questo. Poi l'ultima domanda, nel vostro futuro c'è il matrimonio? Interessante. Come ti chiami? Ti troverò e ti ucciderò. Non ci sono altre domande, quindi questa è l'ultima. Ci possiamo anche allora sì, male. Quello è un argomento su cui abbiamo dibattuto tantissime volte. Sì. Però sì, non lo escludo che non ci possa essere, anzi l'ho detto sì. Ma dal mio punto di vista non è stata sempre una cosa... Com'è che si dice? Necessaria? Sì.
necessaria, ecco. Tu non hai questa esigenza, mi hai detto molte volte. Sì, non è una cosa, penso, come ogni ragazzo. Ci sono tanti uomini che ti stupirebbero invece, sì, che si vogliono sposare. Sì, quello sì. E però, molte donne che sì, invece non si vogliono secondo sposare. Secondo me non cambia niente, nel senso che se una persona può convivere tutta la vita, non ha bisogno di sposarsi, non è una cosa fisiologica, secondo me. Beh, oddio, se vai a finire al pronto soccorso e chiamano tua madre perché io non sono nessuno per la legge, lei un po' ti fissa il culo. Della legge che amore, io studio in giurisprudenza, amore? È ovvio che ho la fissa della legge. A me piace fare le cose per bene. Io voglio un contatto essere di emergenza, riconosciuta dalla legge anche... perché per me la legge è la cosa suprema, ecco. Io non sono credente, per me la legge è la cosa più sacra che c'è. Quindi io ci tengo affinché la mia relazione sia tutelata dalla legge, qualsiasi cosa debba capitare, cose belle come i figli e cose anche brutte che spero non capitino mai, perché per me l'idea vera, poi ripeto, non stiamo a offendere nessuno, però la mia idea di famiglia nasce con questa ufficializzazione. Poi se si può fare tra un anno, 5 anni, 10 anni, a me non importa poi tanto, però mi interessa che sia un desiderio comune. Infatti volevo capire nelle nostre discussioni se effettivamente vedevamo questo obiettivo tutte e due, non soltanto io. No, si è staccato. Si è staccato mentre stavamo parlando. Ah sì, l'hai visto? Sì, non vedevo più il minutaggio a destra. Che non bello. Riesco a distinguere destra e sinistra. Questa è un'altra cosa che odi. Quando ti do le indicazioni stradali. È vero. Amore, dove? A sinistra. Sto a 100 all'ora, oddio, devo fare una curva. È vero, è vero. Amore, il navigatore cosa dice? Vai a destra. Vado a destra. No, era a sinistra, scusa amore. E io tipo a sgommare, a derapare. E quindi niente ragazze, queste erano tutte le domande che ci avete fatto. Ma non si è staccato mentre che parlavamo? Il problema è che non so a che punto si è staccato. Quindi puoi dire una frase finale riguardo alla... No, forse è questo che stavo per dire, forse è meglio che si è staccato. Perché del stavo... matrimonio? Sì. Sta degenerando la cosa. Stavo per dire che, senza offendere nessuno, chiaramente la mia idea di famiglia è col matrimonio e poi figli, cioè è come se ci fossero delle tappe nella vita, un po' come una persona, ad esempio, che studia, si laurea e cerca lavoro. Per me la vita relazionale è fatta, ti innamori, ti sposi e fai figli. Cioè, come tutto, uno che nasce, è un cliché, lo so, vive, purtroppo sono assurdamente prevedibile. È come il ciclo della vita praticamente. Però amore, se ci pensi è una tutela. Cioè, allora, per me non ha nessun valore cristiano. Vabbè, è una tutela, nessun sacramento, ho capito, però è una cosa tutela. Da cosa devi tutelare? Cioè, da cosa ti devi tutelare? E due persone autonome che stanno insieme nella stessa casa, come due singole che però stanno insieme. Il contratto che devi stare insieme. Amore, non è così, perché la legge ti tutela e tutela anche i figli. Vabbè. È anche una forma di impegno. Quante persone stanno insieme senza essere sposate, partner? E infatti è una cosa molto facile da fare, secondo me. Cosa? Secondo me una persona che si sposa... ci sono persone che hanno avuto magari dei trascorsi difficili nel matrimonio e quindi hanno preferito poi, anziché risposarsi e magari evitare di vivere con gli stessi traumi... Perché magari dici hanno imparato la lezione? No. Imparare, ognuno fa quello che gli pare, no? Ci sono persone che si sposano 5 volte e si lasciano sempre... E persone che dopo la prima volta che hanno avuto una brutta esperienza non lo fanno. E dicono, ok, ora sto così. Ci sono persone, ho conosciuto i miei colleghi che stanno... Vabbè, ma convivere. Lì si parla di desideri... Poi vabbè, persone. Magari sono in tarda età, Poi io non ci vedo... Magari... Non vedo un impedimento a questa cosa. Cioè, perché due persone che si amano e fanno una famiglia... E fanno dei figli, non si debbano sposare. Non lo capisco perché no. Tu mi dirai ma perché non dico, sì. Ma io non dico di no. Cioè per me questa cosa non ha assolutamente valenza. Comunque. Beh, allora non ti sposi per evitare di pagare il l'avvocato divorzista, perché poi ti costa un sacco di soldi divorziare. Per questo non ti vuoi sposare. No, non c'entra niente. Bene, non è no, poi. Allora che cosa cambia? Sposi la persona che ami con cui hai dei figli. È una cosa bella secondo me. È un gesto di impegno verso l'altra persona. Sì, dovrebbe essere così. Sulla cioè io carta. La vedo così, non ci vedo niente di malato. Ma perché voi donne avete la cosa? No, ma perché avete la cosa bella di sposarsi, sono sposata. Se tu ci pensi a livello coerente, non è così.
perché lo vedi quante persone si tradiscono essendo sposate, si lasciano, fanno brutte cose, per quello dico, ma è una cosa bellissima. Ma anche bellissima. Le sulla coppie carta non una roba sposate però lo fanno. Sì, ma una coppia non sposata si può lasciare facilmente, nel senso che una coppia non sposata è più coerente l'uno con l'altro, nel senso che dicono stiamo insieme finché va, stiamo aprendo un piccolo dibattito su di quello, però sì, è una cosa più facile. È facile, allora secondo me la convivenza è facile. Perché secondo me la persona... Secondo me puoi convivere con 100 persone nella vita, ma non ti sposi con 100 persone, quindi secondo me è una dimostrazione di impegno il matrimonio, perché se un uomo vuole sposare me... Sicuramente non si sposerà altre 10 volte, ma potrà fare delle convivenze altre 10 volte, perché convivere è semplice. E siccome a me le cose facili non mi piacciono, perché mi complico la vita da sola, cioè mi fa piacere che il mio partner mi dimostri che si impegna con me per tutta la vita, e anch'io con lui, cioè non è una cosa a senso unico, secondo me è una bella cosa. Ci impegniamo. Però le promesse le cambierei. Cioè io non direi finché morte non ci separi, ma finché appunto riusciamo noi ad impegnarci, ad amarci ogni giorno. Cioè io le promesse classiche del matrimonio non mi piacciono, sono irrealizzabili. Sì, secondo me sì. In salute, in malattia, poi capita che uno si ammala e l'altro non ce la fa. Cioè secondo me bisognerebbe portare il matrimonio non in senso ideale, ma in senso umano. Cioè secondo me il matrimonio oggi nella promessa è troppo ideale, troppo utopistico rispetto a quello che è la natura dell'uomo. Secondo me bisognerebbe promettersi amore fin quando ci si impegna a dimostrarselo ogni giorno, non finché morte non ci separi. Secondo me è una cosa troppo realizzabile, perché non si sa mai nella vita se una persona si disinnamora o se succedono delle cose. Cioè prometti delle cose che secondo me soltanto un Dio può fare. Cioè siamo fallibili secondo me. Secondo me l'uomo è fallibile. Secondo me l'istituto del matrimonio è troppo perfetto per la natura umana. Tu che cosa ne pensi? Forse ho fatto un discorso troppo filosofico. Sì, tante cose, tanti concetti. Però io ti prometto che farò del mio meglio per amarti secondo ogni me, giorno secondo della me mia me vita. Nella io coppia, questo lo posso promettere. Secondo me nella coppia si ci deve sempre stimolare in maniera diversa. Esatto, questo lo penso anch'io. Cioè, la monotonia uccide. Cioè, l'inerzia cioè, senso... poi... Non la monotonia nel senso non fare niente, noi anche a volte stiamo a casa. Andare avanti giorni, per inerzia, secondo me. Però anche nello scherzo, nel prendersi in giro, nello stuzzicarsi, ci vogliono sempre degli stimoli nuovi. È vero. Perché se uno non affina la propria capacità a scherzare, poi a va a scemare. A sapersi anche prendere in giro. Sì, poi va a scemare. Ad essere anche amici. Nuovi un po', scherzi, no? Nuovi nomignoli, noi ne inventiamo veramente di cotte di crude. Meglio che non li diciamo, no. Però perché potrebbero prenderci e chiamare magari il 118. Sì, sì. No, no, richiedono un TSO direttamente. Sì, sì, ci vengono a prendere l'ambulanza. Proprio. Centinaia, ma non esageriamo quando diciamo centinaia. Di nomignoli, sì. Sì, sì. Bene, amore, noi chiudiamo qua il video. Abbiamo parlato per tantissimo tempo, però... Penso che ti abbia fatto piacere. Tantissimo, sì. E ogni se fa tanto, piacere a lei, fa sempre piacere anche a me. Io ci tenevo tantissimo a fare questo video insieme a lui, a prescindere dal fatto che le ragazze me l'avevano chiesto. E se ti fa piacere, ogni tanto ti posso ospitare sul mio canale. Un nuovo format. Un nuovo format. Domande alla coppia. Vabbè, potremmo fare anche altre cose, magari. Tipo io che ti tingo i capelli. Tipo dare una dimostrazione su come non gestisci la rabbia. Mentre che gioco. Però potrei inserirti come valletto / segretario, assistente, non so. Interesting. Se vuoi, chiaramente, perché comunque le ragazze sono contente del nostro modo di intrattenerle. Quindi ragazze, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Chiaramente ci fa piacere se... cos'è che volevo dire? Non me lo ricordo più. Aspetta, questa parte la rifaccio perché mi sono incartata. Bene ragazzi, allora noi vi salutiamo qui, vi ringraziamo tantissimo per essere state qui con noi, vi ringraziamo per averci dedicato, E com'era che diceva? Piacere Capra. Di volere. Abbiamo ospite, di avere ospite. Mi sento un po' giurato Malgioglio, in questo momento. Come che, no, Luca è giurato. Abbiamo ospite di avere... Perché Malgioglio comunque, non è Margiorgio, c'è una L. Allora, non possiamo fare un video serio. Niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere state qui con noi. Vuoi dire qualcosa, amore, prima di chiudere qui il video? Sì ragazze,
Grazie mille per tutte le domande scomode che mi avete fatto, a cui mi avete fatto rispondere. Sono state brave comunque. Sì, sì. Ti vanno a chiedere altre cose personali. Tipo domande alla Michael Scott? Sì. E se non sapete chi è, fate molto male. Guardate The Office. Guardate, ragazzi. The Office. Grazie mille comunque per le domande. Lei è stata molto felice. Grazie per non aver chiuso il video. Mi ha anche coinvolto, mi ha detto dai, facciamolo, è una cosa interessante. Potrebbe essere anche divertente. Adesso mi toccherà montare 3 ore di video. Sì, con tanti spezzoni. È stato lungo. Io non ho bevuto neanche un sorso d'acqua. Sì, è andato per le lunghe. Però è stato bello. Speriamo di avervi intrattenuto, magari, non so, mentre lavate i piatti, pulite il bagno, litigate col vostro cane, abbiamo fatto da sottofondo. Niente ragazze, noi vi salutiamo qui, vi auguriamo una buona serata, settimana, giornata, buon lavoro, a seconda di quello che dovete fare. Noi ci rivediamo presto su questi schermi. Tra altri 2 anni, ragazzi. Cioè, abbiamo il check out, facciamo il controllo. Sì, perché la cadenza praticamente nei video in cui ci sono io è tipo ogni 2 anni. Vi auguriamo una buona serata, giornata. E ci vediamo presto. In un prossimo video. Ciao.